Sia lodato Gesù Cristo. Continua il cammino con il Vangelo. Ieri, nel Vangelo della quattordicesima domenica, a Nazareth Gesù viene rifiutato per le sue umili condizioni. Si riconoscono le sue parole diverse da quelle comuni, si riconoscono i suoi gesti, i suoi prodigi, che non sono tipicamente umani, ma non è possibile che un Dio si faccia uomo in più, in un uomo che ha vissuto la sua vita nascosto in una falegnameria. Assurdo il modo di pensare degli uomini. E oggi Gesù opera un miracolo particolare ad una persona che è muta e in più è indemoniata. Quindi questa persona non può manifestare a voce il suo malessere e non può supplicare a voce la sua richiesta di aiuto. L'avrà fatta con il cuore, nel silenzio, con le lacrime dentro. E il Signore le lacrime dentro le guarda, più che delle labbra che si muovono. E opera questo miracolo. E cosa succede? Succede che addirittura peggio di ieri si arriva a dire che Gesù opera i miracoli con l'aiuto del demonio. Cioè, impensabile dove può arrivare la stoltezza di un uomo che anziché aprirsi alla fede e riconoscere la grandezza di Dio, trova ostacoli per ogni cosa. E Gesù guarda quelle folle, le vede stanche, di una stanchezza umana, di una stanchezza dovuta a tante difficoltà, affaticate, oppresse da ingiustizie, da situazioni di dolore, da problematiche varie. E dice: pregate, pregate perché il Padre metta nel cuore di uomini il desiderio di dedicarsi a loro nella vita sacerdotale. La messa è molta. Il mondo è vastissimo, ma gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Ecco, non solo dobbiamo pregare per i sacerdoti, la loro missione e la loro santità, che non sia mai inquinata dalle cose del mondo. Il sacerdote secondo il cuore di Dio è prezioso. Il sacerdote secondo il cuore di Dio è una potenza che voi non potete neanche immaginare. Il sacerdote secondo il cuore di Dio diventa ponte perché le anime arrivino al Signore e il Signore arrivi alle anime. Il sacerdote quando assolve è Cristo che assolve e quando consacra è Cristo che consacra il pane e il vino. Oggi, come dice una canzone nota di un cantante, Gabani, tutti i tuttologi del web. A me fanno paura queste persone che si nascondono dietro un profilo e hanno la pretesa di sapere tutto, di commentare tutto, di dire tutto. L'altro giorno raccontavo l'esperienza di un frate che è passato dalla droga alla vita religiosa. Era quasi morto in una stazione. Ha incontrato il Signore e Maria, ha cambiato vita. Che cosa ho letto in un commento? Furbacchione, ha trovato la sua carriera. Ma che brutto modo di parlare, ma che brutto modo di pensare, ma che brutto modo di vivere. Quanta infelicità dietro queste persone. Tu puoi anche non credere, tu puoi anche professarti ateo, ma non ti puoi permettere di dire quello che vuoi. Non ti puoi permettere di ostacolare la grazia di Dio e certamente non lo farai tu. Pregate, fratelli e sorelle, perché oggi il mondo è triste, è nel buio, il mondo è nella spazzatura del demonio. Pregate perché ci siano sacerdoti santi, pregate perché
ci siano sacerdoti disposti a combattere per la verità, ad annunciare il Vangelo. Noi non abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno del Vangelo. Pregate che ci siano sempre sacerdoti coraggiosi nell'annunciare il Vangelo, nel dire la parola di Gesù a tutti, con amore, con umiltà, con misericordia, ma la verità del Vangelo. È il Vangelo la nostra parola di salvezza. È il Vangelo che ci dona la forza di vivere da discepoli del Signore. È stato così nel passato, sarà così anche oggi, sarà così anche domani, perché Gesù ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. E poi ha detto: chi persevererà fino alla fine, di essi è il regno dei cieli. Amici, il mondo ha dimenticato la parola di Gesù. E c'è una parte del mondo che non lo conosce affatto. Vi prego, portiamo il Vangelo nel mondo. Buon cammino.